Buongiorno e buon caffè. Parliamo di amici su Facebook. Un argomento su cui c'è molto da riflettere. Mi ha colpito molto un intervento di una persona che stimo davvero tanto, Susanna Zappa, che in un suo post, un suo intervento rispondendo a un caffè, se ricordo bene, parlava proprio di questo argomento. E di come ci si rimane male quando ci si vede disconnessi da qualcuno senza una parola, ma a noi stessi magari disconnettiamo qualcuno senza più di tanti problemi. E dietro un link c'è sempre una persona. Ma siamo sicuri di questo? Beh, che dietro un link ci sia una persona, siamo ovviamente sicuri, ci mancherebbe altro, ma quello che vorrei utilizzare come spunto di riflessione oggi, nel momento in cui riesco a spegnere la radio è meglio, è che effettivamente, che cosa vuol dire dare l'amicizia su Facebook? È la stessa cosa che darla alle persone. A me piace paragonare Facebook a un bar nel quale uno entra, agli amici, quelli con cui magari gioca al biliardo, quelli con cui prende l'aperitivo. È una ragione per perdere l'amicizia con questi. Che cosa vuol dire poi perdere l'amicizia? Che non ti parlo più, che non guardo più quello che fai, che non ti do più retta? Beh, comunque con questi amici cari è sicuramente una decisione forte, una decisione importante. Ma quelli che incroci ogni tanto, con i quali ogni tanto ti ritrovi dentro quel bar, sei veramente amico? A chi diamo l'amicizia? A chi concediamo di mettere piede nel nostro mondo? Che cosa vuol dire questo su Facebook? È vero così come è vero per le persone che incontriamo quando accompagniamo i figli a scuola? Quando frequentiamo l'oratorio? Quando frequentiamo una società sportiva? O c'è una differenza? A me capita a volte di togliere delle amicizie su Facebook perché sono persone con le quali non ho mai avuto dialogo, con le quali non ho mai interagito, che dicono o fanno cose che mi infastidiscono. Oltretutto, a veder bene, nel mio caso, ma io non voglio certo generalizzarlo, la mia bacheca è una bacheca aperta, chiunque può venire a vedere quello che scrivo. Ma perché io devo per forza mantenere un legame anche tenue con persone con le quali non ho nulla in comune, anzi in alcuni casi sono portato ad essere irritato da quello che fanno? Non lo so, questo è un caffè lungo e un caffè senza risposta, un caffè senza zucchero. Lo zucchero lo lascio mettere a voi. Vogliamo parlarne? Vale la pena di parlarne? Che effetto ha parlarne o non parlarne? Che effetto ha amicare o disamicare? Ragioniamoci insieme. Buongiorno e buon caffè.